Me l'avete chiesto spesso, soprattutto nella precedente recensione, se non l'avete vista andatevelo a vedere, proprio di questa macchina della Anycubic Mega, i 3 Mega, hanno cambiato un sacco di nomi nell'ultimo periodo, però comunque l'hanno finalmente standardizzati. Comunque, come dicevo quindi nella recensione, non è una macchina perfetta, come praticamente nessuna di quelle tra virgolette economiche. Però comunque possiamo migliorarla, sai, con dei vari upgrade che adesso andremo a vedere. Innanzitutto, la prima cosa che vi consiglio di fare è di sostituire gli stepper driver. La maggior parte del rumore arriva proprio da loro. Oltre che a rendervi però la stampante più silenziosa, vi permette di andare a togliere quei problemi comuni dovuti a dei driver economici, un po' come la Salmon Skin. Rispondo a tutti coloro che mi chiedono se possono mettere i TL Smoother anche dopo aver fatto questo upgrade e vi dico si può fare, non causa problemi, ma non servono fondamentalmente, cioè non sono necessari, mettiamola così, non cambia niente. Quindi adesso andiamo subito a vedere la parte pratica di come montare questi TMC 2208. Come prima cosa dobbiamo smontare il plate sottostante. Fate bene attenzione ad avere scollegato l'alimentazione, perché qui ovviamente ci sono i fili della tensione di casa. Quindi safety first, mi raccomando. Comunque adesso smontate momentaneamente la ventola che raffredda gli stepper driver e mettetela da un lato. Togliete i driver che attualmente sono collegati e sostituiteli con quelli nuovi, facendo bene attenzione che il pinout corrisponda. Prendete come riferimento il ground o GND, staccate i dissipatori dei vecchi driver e metteteli sui nuovi, facendo attenzione a non toccare i contatti elettrici col dissipatore. Ora passiamo velocemente alla calibrazione della VREF. Voi mi chiederete cos'è la VREF? In parole povere è la tensione di riferimento del driver e la sua regolazione permette il corretto funzionamento del motore stepper. Se questa tensione fosse troppo alta, il motore si surriscalda e potrebbe danneggiarsi, ma se essa fosse troppo bassa, il motore rischia di perdere step mentre effettua dei movimenti. Mi chiedete spesso il valore giusto di questo. Allora, non esiste ovviamente un unico valore corretto. In parole povere, un EMA 17 molto classico va a un range di valore RMS di intensità, quindi di ampere, da 0,5 a 0,8, quindi con una tensione di riferimento, quindi una VREF di circa 0,7 1,1 volts, diciamo che può essere compreso tra questi due valori. Comunque questo valore, cioè, si potrà modificare per avere più o meno potenza in base a quello che serve. Ora, facendo bene attenzione a non toccare i fili della corrente, collegate l'alimentatore e accendete la stampante. Per misurare la VREF dovete ovviamente mettere il puntale nero del tester sulla massa della scheda madre, mentre invece il puntale rosso sul potenziometro, facendo bene attenzione a non toccare null'altro. Con calma girate il potenziometro con il cacciavite fino ad arrivare al voltaggio desiderato. La prima stampa vi servirà per capire se perde passi oppure i motori scaldano troppo. Quindi, ricapitolando, una VREF troppo bassa vi farà perdere passi e vi farà layer shifting. Una VREF troppo alta invece vi farà prendere fuoco i motori. Insomma, si scaldano troppo. Ok, adesso parliamo un attimino della sonda BL Touch. Come ben saprete, il primo layer, o comunque i primi layer di una stampa in 3D, sono veramente cruciali, sono importantissimi proprio per la corretta venuta della stampa. Beh, se ci pensate, un palazzo fatto con fondamenta brutte, non ci vivrei dentro. Il BL Touch ci permette un livellamento automatico del piano e di conseguenza va a compensare i possibili errori dovuti alla calibrazione o comunque a qualsiasi altra cosa, proprio relativi alla planarità del piatto. Comunque, detto in breve, se il piano è storto, la sonda, cioè la scheda madre, attraverso i dati della sonda andrà a prendere e a compensare i primi layer proprio nella sua altezza, cioè va a muovere, oltre che sull'asse XY quando fa uno strato, muove leggermente anche la Z al fine di mantenere lo strato fondamentalmente pari. Ciò rende le stampe migliori e con una buona ripetibilità nel tempo. Prima di richiudere il coperchio dovrete stendere i tre fili che porteranno il segnale servo al BL Touch, ovvero alimentazione e segnale di quando estendere o meno la sonda. Utilizzate se possibile una matassina tripolare marrone, rossa e gialla,
così da standardizzare i colori. Considerate che il marrone è GND, quindi massa, il rosso è VCC, che corrisponde a 5 volts, e il giallo è il segnale. Il BL Touch segue uno schema SVG, ovvero Signal Voltage Ground, mentre invece la Trigorilla, ovvero la scheda madre della stampante, sulla porta servo segue lo schema SGV, quindi i connettori G e V andranno invertiti, se no rischierete di rompere la sonda, mi raccomando. Quindi fate passare correttamente tutti i fili e fateli uscire dove ci sono i connettori sulla parte destra della stampante. Qui potete mettere altri tre connettori in via opzionale se contate di smontare la stampante spesso. Comunque, incanalate questi fili nella guaina originale fino ad arrivare al carrello. Arrivati a questo punto avrete due scelte per collegare gli ultimi due fili del BL Touch, che non sarebbero altro che quelli che dicono quando il contatto è chiuso o aperto, quindi quando effettivamente tocca il piatto, la sonda. Potete fare una saldatura molto dubbia sul PCB, quello sull'hot end, praticamente sul carrello, di due connettori, oppure dovrete rubare tra virgolette il segnale dai fili che arrivano al carrello. Io vi consiglio quest'ultima soluzione. I fili in questione comunque sono il giallo e il bianco. Munitevi di un po' di pazienza perché ci può volere un po'. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di usare dei rubacorrente, ma sono un po' ingombranti. Ok, una volta fatte queste operazioni siamo pronti a continuare con gli upgrade. Come vi dicevo nella recensione, il carrello è uno di quei punti da rivedere. Questo perché ha delle criticità, non è proprio il massimo, e quindi ho deciso di cambiare anche quello. Questo modello migliora non solo il flusso d'aria che va sull'heatsink, di conseguenza raffredda l'hot end, bensì ne migliora proprio l'affidabilità e la durata nel tempo, oltre che permette l'installazione non solo del V5 originale, bensì anche del V6 della i3D, se aveste bisogno di un hot end differente. Ovviamente andranno stampati due pezzi diversi per il V5 e per il V6. Comunque questo carrello ha anche dei miglioramenti sul tensionamento delle cinghia che regola il movimento dell'asse X, ma anche un raffreddamento migliorato del materiale appena estruso, quindi avremo meno problemi sui bridging, avremo meno problemi relativi al raffreddamento del pezzo. Ultimo, ma non per ordine di importanza, è la semplicità di manutenzione, oltre che di installazione, perché è veramente semplice. Vi basterà avere un po' di viti M3, dadini e rondelle e praticamente avete finito. Invece altri materiali che vi serviranno per fare tutte le connessioni tra BL Touch e scheda madre sono matassine colorate di vari colori, comunque ve le lascio qui in descrizione nel caso vi servissero, connettori DuPont e connettori JST. Comunque vi ripeto, vi metto tutto qui in descrizione. Qui l'operazione è più meccanica, tra virgolette. Bisogna rimuovere ovviamente il carrello originale, allentando i colletti che tengono in posizione le canne lisce e sfilarle leggermente. Una volta fatta questa operazione possiamo togliere dal supporto i cuscinetti, aiutandoci con un grosso cacciavite a taglio. Perfetto, ora rimettiamo in posizione le guide stringendo di nuovo i colletti. Rimuovete dal carrello originale il circuito stampato verde, così che lo potremo rimontare sul carrello, diciamo, custom. Prepariamo il carrello rimuovendo i supporti e inserendo nelle apposite fessure tutti i dadi M3. Inseriamo inoltre un'altra vite un po' più lunga qui dietro, servirà praticamente per un ulteriore fissaggio dell'hot end. L'installazione del nuovo carrello prevede la chiusura in stile sandwich dei cuscinetti all'interno del guscio posteriore e di quello frontale attraverso delle viti a brugola M3 da 20 mm, dadi e le relative rondelle. Una volta serrati tutti i dadi andremo a testare lo spostamento assicurandoci che tutto si muova perfettamente. Adesso procederemo al montaggio dell'hot end sul nuovo carrello. In parole povere dovremo mettere due dadi M3 all'interno della struttura, che poi fondamentalmente servono per dare forza al filetto. Poi dopo si posizionerà per l'appunto l'hot end e si stringeranno le due brugole anteriori, quelle che fondamentalmente vanno a fare presa poi sui dadini che abbiamo precedentemente messo. Posizioniamo il PCB originale sulla parte posteriore del nuovo carrello e successivamente lo collegheremo. Adesso andremo a inserire i nuovi portacinghia e poi li avviteremo tramite le due viti per lato M3 da 20 mm al carrello, così da tensionarle correttamente. Mi raccomando, cercate di tenerli tra virgolette centrati, cioè non tirate troppo da una parte e troppo poco dall'altra. Verifichiamo il corretto scorrimento del carrello sull'asse X.
Adesso posizioniamo nell'apposito alloggio il sensore BL Touch, potete metterlo anche prima per una questione di praticità. Una volta montato, collegate tutti i connettori precedentemente fatti. Procedete al montaggio della ventola, fondamentalmente quella che raffredda l'hot end, ovviamente da 40 mm. Potete usare quello originale oppure potete sostituirne con una più silenziosa o della Hub o della Noctua, che comunque sono molto buone. E poi andate a sostituire anche la ventola posteriore, che fondamentalmente ve ne serve una più grossa, se no dovete stampare anche l'adattatore. Dovete convertirli ad un attacco JST da 2,54 mm e poi potrete collegarli senza problemi al PCB originale. E adesso regolate il piano livellandolo su se stesso. Aiutatevi con un calibro e rendetelo pari. Praticamente la distanza tra il piatto superiore e il carrello sotto deve essere omogenea. Aiutatevi con un calibro e rendetelo pari, questo ci servirà per il passaggio successivo. Portate manualmente l'asse Z fino a che il nozzle non arriva in prossimità del piatto e regolate gli end stop tramite le viti sul carrello Z. Questo perché ovviamente il carrello, essendo diverso, rischiate di far sbattere se no il nozzle contro il piatto. Ovviamente la stampante adesso, per funzionare, avrà bisogno anche di un aggiornamento firmware. Ora vi faccio vedere comunque in breve come si fa. Ho fatto un firmware apposta per questo tipo di stampanti, ci ho messo delle impostazioni comunque semplificate apposta per voi e di conseguenza vi faccio vedere come si modificano, perché comunque si tratta di andare semplicemente ad installare sul vostro computer l'IDE di Arduino e di modificare questi parametri. Comunque ve lo faccio vedere direttamente sul computer. Il firmware vi basta scaricarlo da qui sotto in descrizione dalla repo GitHub, oppure tra non molto tempo anche sul mio sito web. Ok, una volta che avete scaricato il pacchetto su GitHub vi ritroverete questa cartella Marlin-AI3M. Come potete vedere qui ci sono varie cartelle, c'è Upgrade Carrello che sarà quello che avrete già stampato, poi ci sono i profili di stampa che ho fatto io e poi c'è la cartella Marlin. Noi apriamo Marlin e poi dovremo andare a cercare qui il file Marlin.ino, questo qui in basso. Lo apriamo e ci aprirà praticamente l'IDE di Arduino, ovviamente dovrete averlo installato. Comunque, una volta che avete fatto questa operazione, andate qui sopra nella barra in alto e cercate qui configuration.h. Dentro configuration.h sono ovviamente presenti tutte le impostazioni, diciamo, base relative alla stampante. Configuration underscore advanced lo rivedremo a vedere su un altro video, perché ci sono impostazioni, per l'appunto, come dice il nome, più avanzate. Torniamo qui a configuration.h e come potete vedere qui in alto vi ho già messo praticamente dei commenti e, diciamo, un sistema semplificato per configurare la vostra stampante. Come potete vedere qui dobbiamo impostare AnyCubic Printer Driver, qui ad esempio è impostato ad 1, quindi qui sopra leggete 1 driver TMC2208 con collegamenti originali, di conseguenza senza aver toccato la polarità dei motori, perché se voi, ipotesi, volete installare solo i driver ma non volete toccare il firmware, dovrete prendere, installare TMC2208 e poi invertire la polarità fisicamente sulla scheda madre della stampante, cioè quindi sui cavi. Questo vi permette di non toccare il firmware, però comunque il verso dei driver, cioè il verso dei motori stepper, è comunque corretto. Se invece avete i driver originali oppure avete fatto prima la modifica e quindi avete i TMC2208 però con polarità dei motori invertita, allora dovrete mettere 0 su questo valore qua. Invece questa configurazione qui sotto AnyCubic Printer Type vi identifica fondamentalmente se è una AnyCubic M, quindi con il motore dell'estrusore standard, oppure la AnyCubic S, quindi con il motore dell'estrusore e tutto il sistema Titan, quello per il TPU. Nel mio caso qui ci ho messo 0, però voi ovviamente dovete impostarlo secondo la vostra stampante. Cioè il valore fondamentalmente serve semplicemente per definire successivamente in questo firmware quanti step per millimetro servono per fare, uh,
per far funzionare correttamente il motore, perché ovviamente l'estrusore Titan ha delle riduzioni e di conseguenza ha bisogno di molti più step per millimetro per fondamentalmente funzionare. Poi, questo Define invece AnyCubic Printer BL Touch 0 serve praticamente per definire se è presente il BL Touch o meno. 0 corrisponde al livellamento manuale, quindi fondamentalmente senza BL Touch. Se voi non l'aveste installato, mettete 0. Mentre invece 1 corrisponde a BL Touch presente, quindi con supporto upgrade del carrello, quindi quello che vi ho fatto stampare, e in caso contrario modificare probe offset. Quindi se avete un altro tipo di supporto del carrello, dovete andare qui sotto e qui modificate praticamente gli offset della sonda rispetto all'estrusore. In questo caso l'estrusore, cioè nel nostro caso, quindi in quello che abbiamo stampato, l'estrusore rispetto alla sonda è spostato di 29 mm rispetto, cioè insomma sull'asse X, mentre invece sull'asse Y è negativo di 13. Mentre invece la Z, di conseguenza l'altezza di differenza tra il nozzle e la sonda, quindi quando tocca la sonda, è di meno un millimetro e mezzo. Questa è, diciamo, la soluzione più semplice che ho trovato per farvi fare l'upgrade del firmware della vostra AnyCubic Mega. Comunque configuratelo, diciamo, in base alle vostre esigenze e fondamentalmente è fatto. Basterà prendere, fare verifica. E adesso compila lo sketch, esatto, compilazione completata. Voi poi andate su strumenti, selezionerete la porta corretta, ora non ce l'ho collegata però comunque basta selezionare la porta e poi fare carica. Mi raccomando, tenete qui sotto la scheda giusta, perché dovete anche scegliere la scheda Arduino Mega, perché la Trigorilla funziona con il microcontrollore 2560 Latimega. E quindi selezionate questo, processore Latimega 2560, scegliete la porta giusta, caricate e il firmware praticamente è pronto per funzionare. Il mio consiglio inoltre è quello di fare un reset dell'EEPROM, quindi dal display andate a cercare il reset della memoria EEPROM. Lo fate, almeno tutti i valori saranno configurati come da firmware. Ovviamente dovrete riconfigurare gli step per millimetro della macchina, quindi dovrete rifare la calibrazione degli assi e qualsiasi configurazione che avete fatto, diciamo, non su firmware ma su EEPROM. Diciamo che ci sono tantissimi altri upgrade, Tingiverse è pieno di queste modifiche sulle stampanti, soprattutto su queste che sono molto comuni, però diciamo che sono modifiche che lascerò a voi, quindi se avete bisogno di piccole accortezze ovviamente non ci sto a fare un video. Diciamo che però queste modifiche che ho fatto secondo me sono la base per una stampante di una categoria molto più alta, di una stampante che vi offre una ripetibilità e un'affidabilità nel tempo molto superiore. Comunque, se avete dubbio, consiglio o qualsiasi domanda che mi volete fare, fatemele qui sotto nei commenti, oppure, visto che state crescendo un sacco, anche sul mio gruppo Telegram, dedicato ovviamente alla stampa 3D e a questo canale. Ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero un sacco che vi sia piaciuto, ci ho messo veramente tanto tempo per farlo, però volevo essere il più dettagliato e preciso possibile, anche perché se faccio questo video lo faccio per voi, lo faccio comunque per farvi capire come fare queste modifiche, per rendere una stampante economica, farla diventare di una categoria ben superiore, un grosso miglioramento. E quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate, mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video.